Valentina Tereshkova nasce il 6 marzo del 1937 nelle steppe russe vicino al fiume Volga. E fin da subito lei ebbe un'infanzia difficile a causa della morte del padre e di conseguenza dovette subito iniziare a lavorare in una fabbrica tessile, ma questo non fu un problema per la sua educazione, tanto che lei, frequentando una scuola serale, riuscì a conseguire il diploma di perito tecnico. E quello che la portò ad essere la prima donna nello spazio e quindi un'icona di femminismo in tutto il mondo è stata la sua passione per il paracadutismo, che appunto lei frequentò una scuola di paracadutismo durante il tempo libero e questo le permise di poter iscriversi nel 1962, quando per la prima volta l'Unione Sovietica aprì le iscrizioni per aspiranti astronauti anche alle donne e poi successivamente superare l'esame. Quindi lei il 19 giugno del 1963 partì per lo spazio, rimase lì 3 giorni e addirittura ha compiuto 49 orbite intorno alla Terra, che sono appunto veramente tante. Quindi riguardo alla vita politica di Tereshkova, possiamo dire che ebbe numerose apparizioni in pubblico e poté recarsi ad altrettante conferenze stampa, tanto che a maggio del 66 fu eletta a far parte del Soviet Supremo dell'URSS e a maggio del 68 invece divenne presidente del Comitato Donne dell'Unione Sovietica. Poi nel 74 fece parte del Presidium del Soviet Supremo e dal 76 in poi fu vicepresidente della Commissione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dell'Unione Sovietica. Una volta che comunque l'Unione Sovietica cadde, lei rimase attiva in politica e da qui ne derivano comunque numerosi attestati e onorificenze, tra cui 2 ordini di Lenin, una medaglia Stella d'Oro, una medaglia d'oro Joliot Curie, un titolo onorario Eroe dell'Unione Sovietica, un World Connection Award e addirittura, come comunque attestato più grande, le è stato dedicato un cratere sulla Luna. Vostok 6 venne lanciato il 16 giugno del 1963 alle ore 12:29. Vostok 6 e Vostok 5 inizialmente erano molto vicine e quindi era permessa la comunicazione, però andando avanti nel tempo questa distanza si faceva sempre più grande e quindi non era più permessa la comunicazione. Valentina impiegò 2 giorni, 22 ore e 50 minuti per compiere 48 orbite intorno alla Terra e al suo rientro ci furono 2 principali problemi. Il primo è che quando appunto stava per rientrare la capsula veniva allontanata sempre di più dalla Terra. Il secondo problema è che rischiava di atterrare sopra un lago. Valentina detiene il premio Nobel appunto per precocità, poiché quando fu equipaggiato il Vostok 6 lei aveva solo 26 anni e poiché è l'unica donna ad aver volato e orbitato in solitaria intorno alla Terra per almeno un giro. Valentina Tereshkova, che oggi ha 83 anni, compì il suo volo nello spazio nel 1963, che aveva soltanto 26 anni. Oltre ad essere la prima donna che andò insomma nello spazio, fu anche la più giovane, battendo così Gagarin, che quando raggiunse l'orbita ne aveva 27 di anni. Ma perché scelsero proprio la Tereshkova? Questo dubbio non è mai stato chiarito, ma l'ipotesi più attendibile è quella di una motivazione politica, perché infatti la Tereshkova proveniva da una famiglia di operai e aveva perso suo padre durante la guerra russo-finnica, che lei aveva soltanto 2 anni. Valentina Tereshkova, sapendo, essendo consapevole che il volo si potesse trasformare in una tragedia, tenne tutto segreto alla sua famiglia e il giorno della missione gli disse che doveva andare a una riunione di paracadute, perché infatti lei praticava paracadute e era una tra le più esperte perché aveva già effettuato 90 lanci. Ma poi ovviamente la famiglia lo scoprì grazie alla radio.